Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo che ovviamente vive il momento concitato, acceso della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Taranto e per l'elezione del nuovo sindaco. Abbiamo visto nelle puntate precedenti, abbiamo ospitato vari sindaci, vari candidati sindaco, oggi è il turno dei candidati al Consiglio Comunale e partiamo da Massimiliano Stellato. Massimiliano Stellato, candidato appunto al Consiglio Comunale per il Partito Democratico. A seguire Massimo Battista, Movimento 5 Stelle. E poi abbiamo Salvatore Micelli, lui non è candidato ma è il coordinatore e il delegato della lista Progetto in Comune che sostiene appunto il candidato sindaco Stefania Baldassari. Dimenticavo ovviamente che il PD e quindi Stellato sostengono il candidato sindaco Rinaldo Melucci, così come Massimo Battista, Movimento 5 Stelle, sostiene il candidato sindaco, l'avvocato Francesco Nevoli. A seguire Federico Greco, grazie, candidato per la lista Lessa Sindaco, che appunto sostiene la candidatura del dottor Giuseppe Lessa. E poi ancora una new entry, Ivan De Roma, che è appunto il candidato al Consiglio Comunale per Attisei Lega d'Azione Meridionale, che sostiene la candidatura di Mario Cito. E dulcis in fundo, last but not least, Claudio Leone, candidato al Consiglio Comunale di una delle sette liste a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti, Laboratorio Democratico. Ho voluto tenervi in suspense perché, come sapete, Polifemo è una trasmissione itinerante e oggi abbiamo la fortuna di essere qui nella splendida ed elegante struttura dell'Empire, sita in via Mazzini 185-187, una tradizione, quella dell'Empire, che a livello di pasticceria è una tradizione che parte dal lontanissimo 1915 e che l'arte dei messinese è stata capace di tramandare nei decenni. Vedete, abbiamo una bellissima parete e una location elegante dove di giorno ovviamente ci sono le varie consumazioni e qui di sera invece ci siamo dati alla politica. È il bello di Polifemo. E allora partiamo subito da Massimiliano Stellato. Allora, dottor Stellato, questa scelta del PD, lei è stato sempre un uomo di centro, cosa l'ha spinta a sposare il PD? Anche perché lei è stato anche poi un periodo in rottura, no? Con l'amministrazione. È stato prima assessore, poi è stato defenestrato. E il PD è il partito di maggioranza relativa di questa uscente amministrazione. Come è nato questo matrimonio? Beh, diciamo che qualcuno dice il PD l'ha sposata perché aveva lei ha un peso elettorale, almeno stando agli ultimi dati, ha un peso elettorale notevole. Beh, diciamo che non soltanto il PD ha provato, insomma, ad arricchire i suoi consensi, credo anche un pizzico di qualità, ma anche da parte mia c'è stata una ricerca continua del partito più rappresentato in città, il partito che diventa interlocutore diretto delle scelte strategiche della città, un partito che con convinzione è unito a sostegno di Rinaldo Melucci. E devo dire che è un partito che ha trovato un'interlocuzione diretta anche nei livelli istituzionali sovralocali. Diciamo che il presidente della regione Michele Emiliano è stato a Taranto più volte a sostenere la candidatura di Melucci e della nostra coalizione. È vero che l'attenzione... Felino sostiene Melucci? Assolutamente sì. Una domanda, diciamo che tutti gli onorevoli parlamentari e tutti i consiglieri regionali sono uniti accanto alla candidatura di Melucci. Devo dire che non è mancata nemmeno l'attenzione del governo a sostegno di questa candidatura. Solo qualche giorno fa un componente del governo, il ministro De Vincenti, al Nautilus, in un'altra location importante della città, ha voluto fortemente rinforzare questa nostra realtà. De Vincenti è venuto in veste di ministro. Sì.
Che fa un ministro che viene a fare campagna elettorale? No, il ministro viene a fare campagna. Il ministro è un rappresentante del governo. Il ministro deve essere super partes. Il ministro è super partes. Se poi lo vedo a fianco a Rinaldo Melucci, ma diciamo uno non che ci dice questo, guardi, è di parte. Lei è un attento osservatore. Un tanto ottimo... le battutacce ci saranno, no, per le tutti. Conosco bene. Non è un ottimo giornalista. Io le devo dire una cosa. Noi ci ritroviamo, qui vado subito a parlare delle realtà. Però siccome siete sei, dobbiamo essere benissimi, se no facciamo pochi giri ed è un peccato. Lei ha parlato, ci ha presentato, io ho ascoltato con attenzione, l'unico esponente di un partito qui sono io, se non vado errato, no? Di un partito. Gli altri sono o movimenti, seppur voglio dire importantissimi anche a livello nazionale, o di rappresentazioni di liste civiche. Io sfido i nostri amici telespettatori a comprendere come è possibile ragionare con problemi così grossi che abbiamo in questa città o con livelli che si fermano a livello locale. Benissimo. Soltanto il Partito Benissimo. Democratico lo troviamo alla regione e al governo. Okay. Passiamo a Massimo Battista, candidato al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle. Lui viene dall'esperienza associativa, diciamo, del movimento dei lavoratori e cittadini liberi, cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Massimo Battista, intanto lei non si sente un po' sminuito dicendo sì, ma noi siamo un partito, diceva Stellato, e noi siamo un movimento, quasi un'appendice, una realtà civica estesa a livello nazionale. E poi la cosa che più mi preme, dopo tutto questo casino, diciamocelo, che c'è stato nel Movimento 5 Stelle, ora gli stracci, dopo essere volati, sono stati rimessi a posto? Oh, innanzitutto voglio esordire col fatto che la mia prima candidatura, non sono stato mai candidato, ho sempre fatto politica dal basso, tra la gente, in mezzo ai lavoratori. Voglio ricordare all'amico Stellato che insieme a Melucci ci sono altre 7 liste civiche, quindi dovrebbe vedere non solo il Partito Democratico ma anche le liste che appoggiano altro partito. Scusa, non ti ho interrotto, non ho capito, ma non interrompiamo perché già sennò, siete molti e i tempi sennò, sono ristretti sennò... Poi parlava del Partito Democratico che a livello nazionale decide le sorti di questa città. Abbiamo visto 11 decreti salva Ilva, sono stati ben 11 decreti che hanno decretato definitivamente la morte della città di Taranto, però poi ne parleremo in seguito di questa, su questa questione. Per quanto riguarda quello che è successo all'interno del movimento, non è successo assolutamente niente per quanto mi riguarda. La democrazia, la partecipazione dal basso, c'è stata una consultazione dove ha premiato Francesco Nevoli, candidato sindaco. Però c'è chi non ha digerito dall'altra parte. Ma in tutte le cose, come accade nelle buone famiglie, poi torna tutto nei propri tasselli, no? Noi sosteniamo fortemente la candidatura di Francesco Nevoli, persona preparata e stimata. Siamo un movimento, basta vedere sulla scheda elettorale che non facciamo apparentamenti, è un movimento inclusivo dove raccoglie tutte le associazioni del territorio. Battista, nel caso in cui vinceste il Movimento 5 Stelle, l'avvocato Nevoli diventasse il sindaco di Taranto, non ci potrebbe essere il timore di essere, per così dire, isolati rispetto a Roma, nel senso che un movimento che ovviamente va contro il sistema potrebbe ricevere delle vendette tra virgolette da parte del governo e isolare ancora di più la città di Taranto? Caro dottor Abate, il nostro obiettivo è proprio quello: tra 9 mesi si andrà a votare per le elezioni politiche e quello che lei diceva prima, Pelillo sostiene Melucci. La domanda: si stanno già facendo i conti in tasca per la presentazione delle liste delle prossime elezioni politiche. Il movimento è un movimento inclusivo dove guarda a una politica che non sia quella partitica, vecchio stampo, dove prima decidono le sezioni. Noi siamo un movimento aperto dove tutti si possono avvicinare, vi faccio un esempio su tutti, i 32 candidati nel nostro movimento non sono stati mai candidati da nessuna parte, abbiamo sottoscritto una carta etica e sfido chiunque qui a dire il contrario. Abbiamo sottoscritto una carta etica proprio per quello che è successo in precedenza, dove in caso ci fosse un cambio di casacca da parte di un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, pagheremo una penale sottoscritta da Taranto e se nessuno ci ha obbligato a firmare questa carta etica, in caso ci dovesse essere un cambio di casacca, pagheremo una penale di 150.000 euro. Vabbè.
Quindi questo sfido okay, chiunque. Okay, tanto poi abbiamo modo di parlare chiunque. Ancora di altri argomenti. I cambi di casacca avvengono. Vabbè, città. Si sa. Basti pensare che ci sono tante piste cimiche. Cioè, ci potremmo ritrovare a sindaco della città che ha governato per gli ultimi 10 anni e che è stata la posizione degli ultimi 10 anni. E veniamo a esempio Lambande Stellato che si è girato tutti i partiti UDC, Centro Democratico e PD. Ascolta, no, però mi alzo e me ne vado. Perché si alza e se ne va? Se ha detto una cosa, lei quando ha lo spazio replica, se no gli altri è stato assessore con Stefano. Fatti personali, vabbè, non è fatti personali. Se mi perdo l'UDC, mi perdo il Senato, se lui dice ha cambiato partito, non è un fatto. Se è stato candidato alla regione, io non voglio difendere. Se è stato l'UDC. Sì, è una domanda, non è un'offesa. No, un attimo, io capisco che qui se uno avesse detto uno ha 10 mogli è un fatto personale, ma dire 10 partiti non è personale. Il problema del Movimento 5 Stelle è che questa dialettica almeno non appartiene. Vabbè, non le appartiene ovviamente, no, ma però ne prendo atto, per carità, ognuno è libero. Il principale avversario del Movimento 5 Stelle è capito. Scusami, certo che sono sei stato candidato al Centro Democratico alla regione. Io sono stato eletto. Sei stato assessore con Stefano. Io sono stato eletto. Va bene, non sono stato candidato, sono stato eletto. Vabbè, okay. Comunque, però mi dovete no, Stellato dopo ci sono dopo ci sono Battista per grazie, favore. Bene. Micelli, andiamo a questa scelta della Baldassarri, è una scelta che include di tutto di più. Sì, diciamo che la coalizione Insieme per Taranto, che sostiene la candidatura della dottoressa Baldassarri, è nata dopo un percorso di mesi di costruzione di un programma e di liste intorno alla sua candidatura. Quello che mi preme dire è che al di là dei simboli, dei contenitori o di partiti che rappresentano semplicemente un luogo, quello che conta sono le persone che alla fine ci sono dentro queste liste, persone che rappresentano una storia, persone che rappresentano una certa competenza, persone che rappresentano anche un vissuto politico di questa città. Quindi diciamo che l'errore comunque che molte volte si commette di tentare di attaccare qualcuno per cosa ha rappresentato negli anni passati, diciamo che non è legittimo. Se io metto insieme il diavolo e l'acqua santa, poi governare diventa sì, Luigi, un gran casino. Ma se tu no? prendi qualsiasi coalizione che è in campo adesso, tranne i 5 Stelle, perché ovviamente loro in maniera legittima non candidano persone che hanno già ricoperto ruoli oppure sono stati candidati, ma se prendiamo comunque tutti gli altri schieramenti che sono in campo, c'è una mescolanza di tutto quello che è stato a Taranto negli ultimi 15 anni a livello politico. Vale un po' la logica del mal comune nel suo gaudio. Sì, poi però bisogna prendere quelle che sono le singole persone, ciò che rappresentano, le loro idee, loro competenze. Michele dice ognuno è se stesso. Allora, io penso che la campagna elettorale vada fatta sulla base di un programma. Sulla base di questo programma il cittadino ti vota e decide se scegliere una coalizione piuttosto che un'altra. Penso che sia del tutto legittimo. Sulla presenza di esponenti della passata giunta Stefano, all'interno della nostra lista sono presenti un solo ex consigliere, diciamo tuttora ancora in carica, qualche consigliere comunale oppure qualche ex assessore della prima giunta Stefano che ricordo in questa città mi sa che l'abbia votato forse il 77% di questa città, poi sì, tutti possono sbagliare. Però uno dice che discontinuità c'è se ripresento gli stessi attori. La discontinuità sta comunque allora, la discontinuità tu la dai comunque nel programma che tu porti alla città, anche poi perché non penso che Micelli, il singolo candidato sia in grado di imporre quello che è l'intero programma oppure quello che sono stati gli errori passati, vabbè, anche perché diciamo che stragrande maggior parte, tolto forse qualche caso singolo, ha comunque rotto con l'esperienza Stefano. Il punto però è un altro, perché penso che poi nessuno parli di questo. C'è attualmente un vice sindaco che invece siede ancora nel governo della città e si presenta anche lui comunque in antitesi a quella che è l'esperienza che lui continua a vivere.
Quindi okay. Non mi sembra che questa domanda sia stata posta invece. Va bene. Federico Greco, candidato al Consiglio Comunale per la lista Lessa Sindaco. Federico Greco è presidente di Assomarmo, l'associazione appunto dei marmisti italiani, e Federico Greco è prestato, diciamo, alla politica, lì ha una sua attività, un suo ruolo imprenditoriale. Pino Lessa, il dottor Lessa, il candidato sindaco, al momento della presentazione ha presentato 100, ha detto quello che io farò nei primi 100 giorni e ha ha posto all'attenzione dell'elettorato un programma, mi pare, di 12-13 punti che si sintetizzano. Ecco, ho visto che la vostra campagna elettorale è abbastanza sobria, non ci sono stati scontri, c'è stata una certa... Il vostro programma in cosa si diversifica da quello degli altri? Perché poi alla fine, se vogliamo, i programmi si equivalgono, secondo me. Alla fine quello che fa la differenza sono gli uomini. Ma, diciamo, la vostra specificità. Allora, sicuramente ciò che fa la differenza è la squadra che andrà a governare. E l'altra differenza con le altre liste è essenzialmente una, quella di essere stati consapevoli e fiduciosi nel presentare il programma prima di tutti gli altri competitori. Abbiamo sicuramente le idee molto ma molto chiare. Per cercare di risollevare un pochettino questa città, innanzitutto abbassando sicuramente le tasse, innanzitutto dando una mano a creare economia, perché fino a questo momento viviamo sicuramente la fase economica tarantina. Fino a questo momento praticamente non c'è stata assolutamente una volontà politica di incrementare la piccola impresa. Quindi ci distinguiamo essenzialmente per questo. Ivan De Roma, candidato al Consiglio Comunale di con Onatissi Catazione Meridionale. Mario Cito, Attissi ha deciso per sue strategie di non stringere accordi, nonostante ci fossero stati degli abboccamenti con la scelta, con Direzione Italia di Fitto. Insistete per la terza volta consecutiva su Mario Cito. Perché? Qualcuno potrebbe dire il nome, si sfrutta il nome? No, veramente il nome... Beh, è un nome politicamente pesante. Sì. Il nome Cito è pesante, perché l'onorevole Cito porta, si sa che porta, è un portatore di voti eccellente, e quindi ha dimostrato di saper amministrare in quei 2 anni, e quindi andiamo avanti con Mario Cito. Come mai lei ha deciso di scendere in campo? Quanti anni ha? 27 e 16 agosto. Prima esperienza politica, no? Dico, come mai? Non ero nato, però uno si può anche... Si è documentato, ha visto i filmati. Si documenta e quindi vede chi ha saputo fare i fatti e quindi decide la sosta. Ecco, quanto al programma di Attisei, i punti nevralgici, quelli più significativi. Il programma di Attisei sono sempre stati quelli, la sicurezza, la vivibilità e il controllo del territorio. Ho capito. Bene, passiamo, dulcis in fundo, last but not least, Claudio Leone, candidato al Consiglio Comunale per Laboratorio Democratico a sostegno di Piero Bitetti, sindaco. Diciamo che Claudio Leone è un bitettiano di ferro, però vorrei capire da Leone... Anche abbatiano di ferro. Ah, grazie, vede? Cercano di confrarmi, scherzo, perché lo conosco, ci mancherebbe altro. E allora, Leone, questa posizione rispetto al PD, perché poi uno si domanda, ma in effetti, Bitetti ha chiesto le primarie, le primarie sono state negate, ovviamente calpestando lo statuto, perché lo statuto le imponeva, però... Esiste sempre un rapporto di filiazione rispetto al PD, cioè questa porta non è stata proprio chiusa. Oh, innanzitutto voglio ringraziare Luigi e tutti i colleghi per questo momento di confronto. È importante in questo momento magari non esacerbare gli animi e iniziare a parlare un po' della città, perché forse in alcuni momenti della città ci siamo dimenticati.
Per quanto riguarda il rapporto di filiazione, però che devi, tu, avvicinare il rapporto di filiazione che tu presumivi, questo non esiste, non esiste più nel momento in cui Pitetti ha, ha rifiutato l'offerta di Emiliano di un assessorato regionale. Assessore regionale che credo guadagni il doppio su per giù di quanto guadagna l'eventuale sindaco di Taranto, perciò la sua è una rinuncia importante anche a livello personale. E perciò questo rapporto di filiazione assolutamente non esiste. Poi è inutile negare che, così come Massimiliano nel PD, ma anche nella coalizione di Stefania Baldassarri, ci sono tanti nostri amici, persone con i quali abbiamo condiviso ideali e abbiamo condiviso percorsi. Però sicuramente il modo in cui il PD ha deciso di scegliere il proprio candidato sindaco non ci appartiene come gruppo politico, non ci appartiene per niente. Appartiene al modus operandi peliliano. Sì, appartiene al... No, allora non voglio definirlo con il nome di una persona, è un modus operandi che non ci appartiene, perché è una riunione di quattro maggiorenti in una stanza, traslata e poi in un'assemblea di 23 persone, allora devo fare i complimenti agli amici dei 5 Stelle che hanno portato più persone a scegliere il proprio candidato sindaco. Una cosa volevo anche dire. È vero che sono 200, però 11.000 erano 200, lei invece erano 4, magari ex socialisti anche nel PD, no? 3 o 4 ex socialisti ormai i valori del socialismo sono, ecco, sono ampli, perché Pellino, non sono Pellino, riconducibili Pellino, a una coalizione. Sono tutti ex, ma io molte volte vedendo lì ho l'idea che siano, che sembri quasi non ex socialista, ex no lo so ex, no, Carrieri, no, Pascarella, dico però, Carrieri, sì. Pascarella, 43 anni, ero piccolo già. Ti dico che è una delle prime persone che ho conosciuto quando mi sono iscritto al PD. Comunque, a prescindere da questo, volevo rispondere a Massimiliano Stellato sulla questione delle connessioni con il governo. Lui ha ragione, è importante. Taranto in un momento molto difficile. Claudio, sì. Tu sei un renziano di ferro. E se vince Melucci, come la mettiamo? A prescindere da chi allora vinca. Allora ragione che c'è la filiazione. No, a prescindere da chi vinca, dopo noi dobbiamo lavorare tutti per la città. Dopo poi le armi vanno deposte, la campagna elettorale dura 30 giorni prima delle elezioni, dopodiché si passa ad amministrare. Renzi cosa ha detto? Renzi segretario. No, Renzi, non ce l'ho il numero di telefono. Non è anche non l'ho sentito, poi magari Massimiliano ci potrà dire. Ma Bitetti l'ha sentito? Non credo, noi ti ripeto stiamo parlando con i cittadini, non ci facciamo imporre da Roma, da Bari, da Massafra, da Martina Franca cosa dobbiamo andare a fare. Bene, abbiamo sforato un po'. Da Cesare Battisti. Io abito in via Cesare Battisti. Bene, abbiamo sforato di qualche minuto questa prima parte, un breve break pubblicitario e al rientro seconda parte, un bel dibattito simpatico, molto educato, e ora passeremo proprio ai contenuti, perché poi al di là delle diatribe, degli scontri, quello che ci interessa è che la gente a Taranto, signori cari, sta morendo di fame, e che il borgo, e parlo del borgo, non delle estreme periferie, stanno chiudendo le saracinesche, e che la criminalità sta ritornando, e che la gente va ad aprire i cassonetti, e anche mi arrivano voci strane, voci poi tutte da verificare, di strane situazioni elettorali, di voti addomesticati, così. I rumors dico diciamo una cosa, che dai tempi dei romani con i clienti dico una cosa, accade, denunciate chi vi offre qualcosa al di fuori del proprio impegno, denunciateli, perché se io ti do la busta della spesa, quella busta della spesa, quel pacchetto della spesa col prosciutto, col salame, col formaggio, con la pasta, con la farina, di quanto ti dura? 7 giorni? 10 giorni? E poi per gli altri 5 anni che fai? Il disperato, pubblicità. Thank you.
Bene, rieccoci, dovrei dire in studio? No, siamo nella bellissima ed elegante struttura dell'Empire, bar pasticceria, sita in via Mazzini 185-187, una tradizione familiare dei messinese che affonda le proprie origini nel lontano 1915 e che la, dovremmo dire, dinastia nel settore dei messinese ha portato avanti. Una struttura, oltre che qualitativamente di eccellenza, ma io noto proprio l'eleganza della struttura. E quasi quasi io dico all'amico Claudio Messinese che è adatta per gli studi televisivi, con questa bella parete, vedete, chissà, chissà, che un domani non... Forse qua stasera nasce il patto del messinese. Il patto del messinese. Vabbè, no, comunque, a parte gli scherzi, è bella, vedete, una location televisiva, anche le radio molte volte, vedete, hanno queste, molto elegante. E allora, riprendiamo il nostro giro, Massimiliano Stellato, parliamo di questione ambientale. Questione ambientale, il PD, Renzi, 10 decreti salva Ilva, che lui richiama... 10 decreti detti salva Taranto, per me sono salva Ilva e ammazza Taranto, è una mia opinione, e però alla fine si è visto che nonostante tutto, decreto su decreto, alla fine la musica non cambia, gli sforamenti ci sono, per non parlare poi delle condizioni penose e pietose che ci sono all'interno dell'Ilva, l'ultima, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, persino vedete le condizioni igienico-sanitarie dei refettori che sono stati chiusi, cioè uno, non parliamo della sicurezza ambientale, no, ma addirittura siamo arrivati ai refettori, a questo punto vuol dire che è proprio... colpa del Partito Democratico, no, colpa di chi difende l'Ilva. Guardi. Cioè capire in che modo, perché io poi vedo i ministri che vengono a fare le passerelle, però alla fine fichi nel paniere non se ne mettono. Il tenore della serata lo comprendo anche dalle sue parole, insomma, no? Se facciamo trasferire un decreto per Taranto, un decreto cosiddetto salva Ilva, con un decreto ammazza Taranto, credo i tarantini proprio, muoiono, come dobbiamo chiamare? No, ma credo proprio che il tenore della serata faccia veramente specie ad un fatto da sottolineare. Il Partito Democratico viene riconosciuto dai più come l'avversario da battere, probabilmente perché il Partito Democratico con grande convinzione si appresta a governare nuovamente questo. Voglio tenere i toni bassi, invito anche i miei colleghi, insomma, a fare altrettanto, e così per semplificare la dialettica vi dico che sono stato eletto due volte in Consiglio Comunale e l'ho fatto sempre all'interno del centro-sinistra e devo dire sono stato tra i più suffragati in questa città, quindi credo che i miei elettori meritino il rispetto, insomma, popolare. Devo anche dire che mi piacerebbe un pochettino parlare di contenuti. Prego, infatti ho parlato della questione ambientale, diciamo, penso che sia, diciamo che la priorità assoluta, la questione ambientale effettivamente riguarda prevalentemente ambientale trattino occupazionale, perché sì, poi le cose vanno insieme. Riguarda prevalentemente la grande industria, ma non solo. Voi sapete che tra i principali attori di questa città noi proviamo a dare una diversificazione produttiva. Finalmente abbiamo l'unico candidato imprenditore tra gli 8 in campo che ha una vision di città diversa dagli altri. Ha cominciato a raccontarci che bisogna riscrivere necessariamente il rapporto che fino ad oggi ha legato la città e la grande industria, nella consapevolezza che noi definiamo diritti inviolabili per tutti i cittadini di Taranto, quello per la salute, quello per il lavoro e quello per il rispetto dell'ambiente, definendo ovviamente primo inter pares quello per la salute. Noi non siamo più disposti a compromessi, non abbiamo più voglia di mettere sul piatto della bilancia o il lavoro o la salute. Abbiamo le idee chiare. Però non si abbiamo sta però, da parecchi anni abbiamo però bisogno di capire che da troppi anni parliamo prevalentemente di Ilva. Noi vogliamo cominciare a parlare anche di altre cose. Certo. Vogliamo parlare di altre cose. Per esempio, abbiamo in mente come fare economia e sviluppo dal mare con la nostra blue economy,
abbiamo bisogno di parlare di waste management e non più semplicemente di raccolta della spazzatura. Abbiamo voglia di ritrovare e riallacciare quei lacci ormai consumati del dialogo in questa città. Guardate, vi sembrerà strano, ma in questa città da troppi anni non ci si parla più, non ci si parla con le associazioni. Per esempio, il risultato della contrapposizione Ilva sì, Ilva no, secondo me promana anche dalla difficoltà di dialogo che negli anni è venuto sempre meno a mancare. Ecco, uno dei momenti di più alta politica, secondo me, sarebbe quello di far ritornare a parlare tutti, okay. Una cosa che non avviene di solito. Voglio soltanto dire un'ultima cosa. Prego. La nostra coalizione è una coalizione rappresentata da due partiti, in realtà, anche dal Partito Socialista. Gli altri ci sono, non è che sono delle che fanno dal Partito Socialista, no? E altri sono liste civiche tutte ben rappresentative. Devo dire che abbiamo impiegato un po' più di tempo rispetto agli altri, perché la nostra è una coalizione selettiva. Noi abbiamo fatto uno screening sugli abbinamenti. Vedo Leone che non sta bene, lo vedevo turbato. No, volto turbato. Sfondate una sta porta bene, aperta. Leone? No, perché era Claudio, turbato, non guarda, volevo dottore, che fosse turbato. Con Claudio, con Piero e con tutti gli amici c'è un'ottima... Siamo amici a prescindere. Lei, essendo veramente un operatore sanitario, poteva soccorrerlo in caso di mancamento, diciamo, di Leone, che, no? Abbiamo purtroppo per il momento diviso le nostre strade, ma sono convinto che la politica vince sempre. Il tanto buonsenso poi al ballottaggio regnerà sovrano, finisce a tarare luce e via. Ma io credo che noi vinceremo al primo turno, non abbiamo bisogno del ballottaggio. Vabbè. Io ho bisogno del soccorso. E non so se ci sono medici nella struttura, non, magari il buon messinese provvederà. Ce l'ha, vedete, quindi... E allora Massimo Battista, dalla protesta alla proposta, dalla protesta al governo, no? E non è facile, perché poi a parole è facile dire giustamente chiudiamo l'Ilva, l'alternativa all'Ilva, il modello Bilbao, però Taranto già vive di per sé una situazione deficitaria dal punto di vista proprio delle casse comunali. E poi quando parliamo di grandi sistemi, parliamo di investimenti, parliamo di occupazione, parliamo... qui bisogna fare i conti con il governo, bisogna fare i conti con la regione innanzitutto, bisogna fare i conti con il governo. Come si fa a parlare di... Ecco, allora immaginate che voi doveste vincere le elezioni e vi trovate il signor Emiliano che chiude, che toglie su 10 posti letto di endocrinologia, quindi le malattie della tiroide, le cause quindi legate al discorso ambientale, su 10 posti letto ne sopprime 8. Ha voglia che uno sbraita, cioè voglio dire, così sei il guadagno di stare in un partito, dico, cioè c'è il rischio che poi, no, si tratta di, come dire, ecco, mi perdoni Battista, di realizzare, non è facile, no? Perché poi la volontà fino a un certo punto dobbiamo essere chiari, sennò poi si fa la fine della Raggi a Roma, sì, che ha sbattuto la testa contro Roma. Ormai è un obiettivo della stampa, dei giornali. Roma è decadente, non so, lo dici tu questo, i dati sono ben alti, però è paradossale che qui noi dobbiamo essere franchi e chiari con la gente, cioè non possiamo scordare, volevo dire all'amico Stellato che un governo PD che da oltre 10 anni governa questo territorio, è troppo semplice parlare oggi di confrontarci con l'associazionismo, con le categorie, con i lavoratori, quando da oltre 10 anni il suo partito attuale governa questo territorio. Per la questione ambientale, io sono convinto paradossalmente che questa sera vi stupirò con non con effetti speciali, ma quasi. Purtroppo la questione ambientale, come dicevo prima, il mio obiettivo è quello non solo di andare a governare la città di Taranto, ma in proiezione futura, nei prossimi 9 mesi, mi auguro che ci sia un governo a 5 stelle. Perché dico questo? Da lontano 1999, Genova ha visto di gran lunga, quando c'era il telepredicatore, che andava con le telecamere, però poi puntualmente si faceva aggiustare Piazza Balia con le pompe dell'Ilva, a Genova l'hanno vista di gran lunga. In che maniera?
sottoscrivendo un accordo di programma. Questo accordo di programma, sottoscritto dall'epoca dei fatti, dal Presidente del Consiglio, sei ministri, autorità portuale, sindaco di Genova, presidente della regione di Genova e presidente della provincia. Questo accordo cosa prevedeva? Non solo le dismissioni delle aree fusorie e riconsegnate al territorio, in particolar modo alle autorità, dove si inglobavano questi soggetti e dove i lavoratori venivano reimpiegati nelle bonifiche di queste aree dismesse fusorie. Cosa voglio dire con questo? Che dal lontano 99-2016, caro Stellato, questo governo ha tenuto in piedi, non nel 99, nel 2016. Devi raccontare quei lavoratori di Genova. Te lo sto spiegando io. Se mi vai a parlare, tu non lo sai, te lo sto dicendo. No, lo so. Così te lo vai a leggere. 7500 operai, nessuno ha perso il posto di lavoro. La gente è stata reimpiegata nei progetti e programmi. Per quanto tempo? Progetti pubblica utilità, tanta gente è andata in pensione e tanta gente oggi, attualmente, a Genova sono impiegate 1400 unità su 7500. Sono andati tutti in pensione, sono stati tutti reimpiegati nelle bonifiche. Qui praticamente dobbiamo aspettare che 11.000 persone, no? Ti sto dicendo, innanzitutto sono 10.900. Queste persone devono essere impiegate nelle bonifiche, negli impianti dismessi da lontano 1993. Quindi voi volete chiudere l'Ilva? No, ti sto spiegando. No, la domanda che io voglio dire ai cittadini: il Movimento 5 Stelle vuole tenere l'Ilva aperto o chiuderla? Il Movimento 5 Stelle, una domanda a tutti i miei compagni di lavoro, lavoratori Ilva come lo sono io, noi siamo per la riconversione del territorio, siamo per la chiusura delle fonti inquinanti, il reimpiego della forza lavoro nelle bonifiche, nella decontaminazione dei terreni, con il reimpiego dei lavoratori dove? Nello smantellamento degli impianti già dismessi. AFO 3 chiuso dal 1993, la gente dei Tamburi e i lavoratori dell'Ilva continuano a respirare amianto. Dov'è il governo PD? Io te lo dico, ci sono esposti in procura. Dal 1993. E mica è stato solo il Partito Democratico. Io mi sto parlando degli 11 decreti. Se la chiusura, ti sto rispondendo. Io sono per il riempiego dei lavoratori dove? Sì, ma deve riempiegare perché? Perché chiude l'Ilva? Domanda. Perché deve riempiegare? Chiusura di tutte le fonti inquinanti. Battista, posso fare una domanda? Certo, mi fai tutte le domande che vuoi. Attualmente. Dobbiamo essere chiari come cittadini, adesso, attualmente, la posizione del Movimento 5 Stelle è chiudere o non chiudere l'Ilva, riconversione del territorio, è facile, riconversione come per i vaccini. Battista, visto che abbiamo qui un renziano di fede, certo, però sto anche Massimiliano, anche Salvatore, ma Leone allora, è proprio renziano. Io e Salvatore Micelli siamo amici per una Leopolda fatta anche insieme, perciò tutte, non sono l'unico. Ma qua alla fine comunque, a prescindere, sono tutti di sinistra, ex di sinistra, tranne loro due, sono tutti di sinistra. Siamo tutti amici, visto? Comunque, a prescindere, Rico, siccome io non mi ritengo un nemico del Movimento 5 Stelle, non volevo far incazzare Battista, ma è anche lui di sinistra. Infatti, ho detto, e tutti e quattro sono. Mi ritengo un avversario. Legittima. Scusami, perché giustamente. Però ripeto da che sinistra si parla. Ideologicamente sono il democristiano non può essere ricordo dicevano compagni che sbagliano nell'ultima campagna elettorale delle europee di aver partecipato a un incontro in cui intervenissi tu dal palco e dicesti che dire che chiudere l'aria a caldo era solo demagogia rivolto. Ti chiedo se mi ricordo bene o se mi sto ricordando male. Non ho mai fatto campagna elettorale, però ti posso rispondere. No, non era campagna elettorale, tu intervenivi anche contro quelli che stavano e li accusavi di fare demagogia. Ma dove quando stai sbagliando? No, proprio può essere anche successivamente, però sono sicuro. Ci avrebbe detto avresti detto questa frase. Cambiare idea, no? No, chi dice che chiude l'aria a caldo vuol dire che non conosce il ciclo produttivo. Per esempio, io posso fare una domanda a tutti quanti voi, se conoscete effettivamente il ciclo produttivo che parte dal porto, dalle banchine arrivare fino ai laminatori a freddo. Io sono sempre più convinto che nessuno conosce il ciclo produttivo. È quello che vi dicevo prima, quando noi parliamo di impianti già dismessi da tanti anni, potrei fare migliaia di esempi dove la gente può essere reimpiegata sugli stessi impianti. Abbiamo altamente gente specializzata di quinto e sesto livello che potrebbe essere sfruttata dove? Su quell'impianto. Io c'è la domanda
che fa lei, dottor Abate, qui ci sono 11 decreti e oggi chi viene a prendersi quello stabilimento, che è un rottame vecchio con impianti obsoleti, deve far capire qual è il piano industriale, cosa vuole fare e deve ottemperare a che cosa? A una prescrizione, autorizzazione di decreto ambientale, che parchi, copertura parchi di minerali. Vorrei capire voi cosa pensate sulla copertura dei parchi. Che... Ecco, a proposito di copertura dei parchi, Micelli, intervenire. Scusami, perdonami, vorrei intervenire in linea generale sul tema, al di là dei parchi minerali. No, perché c'è stato l'esordio di Stefania Baldassari quando ha presentato la sua candidatura, ha detto io in 6 mesi chiudo i parchi minerali. Chiudo. Come dire che io in 6 mesi copro, a me al massimo. copro. Cosa? Esatto. È stata diciamo un po' un sogno, un'uscita un po' da non conoscitrice della materia. Chi ha detto pure fa mezza foresta e mezzo parchi minerali, non so se dobbiamo mettere le scimmie e gli orangutan, non lo so. Allora Bitetti, la posizione della Baldassarri in merito alla questione non ambientale. Sono Bitetti comunque. Mi perdoni, Micelli. La stessa capigliatura però. Beh, anche perché mi costringe Bitetti a diventare vegano. Comunque. Allora, io penso che sul tema dell'ambiente in questa città si assiste a un valzer dell'ipocrisia. Questo perché si cerca, secondo me, di addossare colpe che invece provengono da molto lontano, perché il problema dell'inquinamento di Taranto, che è direttamente connesso e collegato quasi certamente anche alla presenza delle fonti inquinanti industriali, certamente non sono state fatte né dal PD, né da Berlusconi, né da Massimo Battista, né da qualchedun altro. Taranto diciamo che ha vissuto una stagione a partire dagli inizi del secolo con la costruzione dei cantieri navali che hanno inquinato quello che è Mar Piccolo, con la costruzione dell'Ilva, nessuno parla mai dell'Eni, non ho mai capito perché. Oppure della Cenetina, no, il tema. Secondo noi siamo contrari al raddoppio di nuovi siti industriali, siamo contrari a Tempa Rossa, all'allungamento della banchina. Io mi ricordo pure qualche anno fa la cittadinanza. Facciamolo sul tema, comunque, vabbè, poi delle fonti energetiche, l'Italia è sempre il paese che contro a tutto, dopo ci lamentiamo che la benzina costa di più, che la bolletta costa di più, o se le antenne non vengono messe sul terrazzo non prende il cellulare, quindi comunque diciamo siamo un po' un paese così strano. Io penso che il tema dell'ambiente a Taranto vada affrontato in maniera seria con tutti i soggetti che sono coinvolti, a partire dagli operai, a partire dalle istituzioni, a partire dagli abitanti del quartiere Tamburi. Personalmente, non per fare pietas umana, ma io 5 anni e mezzo fa ho perso mio padre che ha lavorato per 30 anni in acceria, uno all'Ilva di Taranto, è morto per una malattia asbesto correlata, quindi diciamo il nesso c'è causale, comunque, perché è direttamente collegato. Quando lui giustamente dice magari che molti parlano anche di un tema che non conoscono, cioè quello che è il ciclo produttivo di quell'azienda. Io magari nel mio piccolo... Due volte Taranto. Esatto, no, due volte e mezzo Taranto. Quindi. Io penso nel mio piccolo, per quello che mi ha tramandato mio padre, credo di conoscere magari non come chi ci vive direttamente dentro o chi diciamo è strettamente collegato diciamo all'industria. Il tema Ilva Taranto, che doveva essere il tema dominante di questa campagna elettorale, tema unico, a me non pare che neanche molti altri candidati ambientalisti o pseudotali diciamo usano questo argomento, perché poi mi devono spiegare altri candidati come per esempio Fornaro, anche se non è presente, come parliamo fa? Dei presenti. Parliamo dei presenti, quello è candidato, cioè mica asse, c'è mica posso mettere, ne posso mettere 10 di persone. Ho capito, ma è candidato, quindi comunque spiego chi sono gli altri candidati e le contraddizioni loro. Cioè qua su tutti e 10 candidati, tutti e 10 sono in maniera diretta o indiretta collegata all'Ilva. Come in questa città chiunque è collegato in maniera diretta o indiretta all'Ilva. È facile dire prendo e chiudo. Prende e chiude, non è così, com'è facile parlare di turismo?
A Taranto gli unici alberghi presenti hanno solo lavorato con l'Ilva negli anni passati. Quindi quando si parla di turismo, qui c'è qualche albergo che fa speculaturista a Taranto, ma gli ultimi aperti, ma no, se prendiamo il lungomare di Taranto che depreda, sì, stanno tutte le giapponesi che vengono a spendere gli anni 80. Tutti, devi ricordare. Senti, tutti i ristoranti e tutti gli alberghi che lavoravano anche con i anche con la Marina Militare. Certo, però comunque non sono i numeri che comunque l'Ilva su questo territorio ha dato. Però scusa un attimo, se finisco. Stiamo facendo un unico discorso. No, non è un unico discorso, il tema predominante. Allora, il tema predominante. Ho capito, il marinaio non inguina però. Se parliamo dell'Ilva, perdonami, scusami, perché la Marina Militare in questa città ha le sue colpe storiche. Che nessuno mai ovviamente si azzarda, perché in questa città le colpe di Stato, perché qua a Taranto l'unico colpevole è semplicemente lo Stato, quindi noi siamo capaci semplicemente di accusare chi magari come classe politica anche in maniera indegna ci ha rappresentato negli ultimi anni, senza però vedere quelli che sono i veri responsabili. È stato assolto, quindi possiamo dire che è stato assolto. Ci sono stati politici, certamente come le inchieste, hanno accertato. Dobbiamo essere chiari con la gente. Te lo sto dicendo, cioè, come le inchieste. Bersani, che ha beccato 98.000 euro da Riva, signor Ludovico Vico 48.000 euro da Riva, il signor Raffaele Fitto ha preso soldi. Giustamente. Da Riva, Forza Italia ha preso 230.000. Ci sono poi quelli che non sappiamo che le inchieste non hanno svelato. Sono sempre la responsabilità di quello che dico. Quindi ciò che è materia di inchiesta giudiziaria c'è, della giusto. Grande industria, okay. Punto. Io vabbè, quello che voglio dire in maniera diretta o indiretta in questa città, tra virgolette, diciamo al soldo, compreso l'operaio che ovviamente non aveva alternativa lavorativa, perché in questa città ricordo benissimo quando mio padre mi raccontava dell'amianto che era presente dentro l'Ilva, dei tubi di amianto con i quali si lavavano, delle tute di amianto, ma erano tutti zitti e silenti, perché l'Ilva, quando era di Stato soprattutto, è tornata diciamo in maniera indiretta di Stato, ha fatto mangiare questa città. Il punto è un altro: se non si ha una classe politica competente nel costruire le alternative economiche, che non sono dall'oggi al domani, perché tu poi accade come la bonifica della Cemerad, Nucapannone, Vandanna, Palluato, Fost, quindi figuriamoci quanto ci vuole se non hai una classe preparata e competente per bonificare un sito che è già vecchio, quando è che l'hanno costruito a Taranto. Io ho un'idea. Quindi non si può comunque... Io non sono un candidato, è un'idea. Per me l'Ilva è il cancro dei cancri, e se venisse tolta bisognerebbe fare una festa. Ma io non posso chiudere l'Ilva e dire a Massimo Battista la mattina ai figli non c'hai dove andare a mangiare. Battista, no, lui perché comunque qui perché lavora all'Ilva, cioè non inizia a diversificare oggi per quello che ha capito a 10 anni. Sì, vabbè, sì, siamo qua a bacchetta magica. No, non è per diversificare adesso, come giustamente magari chi porta le navi da crociera a Taranto, anche là, benissimo. Anche là dobbiamo... No, dico benissimo, ma le navi da crociera o il grande turismo non si fa che tu scendi e poi domani parti. Ma siete mandati nelle altre città? L'avete mai visto qual è il turismo? Scusate. Quando in questa città non si riescono negli ultimi 10 anni manco a fare degli eventi spiccioli, e io ho sempre dato atto chi come lui oppure altri quando fecero l'Isola che vogliamo in proprio hanno fatto degli eventi, io mica attacco lui o qualche d'un altro che ha fatto l'evento. Micheli, attacco chi non è capace manco di programmare Dockerstein sul lungomar, perché comunque è tutto liste. Come? Avete questi molti di questi incapaci nelle vostre liste. Ma perché questo chi l'ha detto? No, dico, ci sono uomini di questa amministrazione. Vabbè, non è che mo' ha colpe tutto le guttagliere che da 3 mesi assesso l'attività produttiva. Stai parlando di grandi eventi. Vabbè, ma sei un guadagnolo che ha fatto così dall'85. Non è candidato da nessuna parte. No, ma l'ha fatto già sardando, quindi è meglio che... Meglio che non stai candidato chiusi, ma a me. Quindi comunque che la colpa mo è di guttagliere degli ultimi tre mesi. Ce li hanno tutti le responsabilità in questa città. No, bisogna smettere di dire... No, che erbe un fascio, scusami. Tutti hanno governato a Taranto negli ultimi 25 anni. Da Cito, dal centrodestra, dal centrosinistra e poi se ne mischieta tutti. Quindi comunque tutti hanno governato. Allora, in maniera seria, io penso che in questa città vada ricostruito un senso di comunità che veda, partecipi, tutti i soggetti.
perché nelle altre città accade. Non capisco perché a Taranto dobbiamo solo e semplicemente c'è un altro livello culturale, mentale. Ma non siamo scemi, non è così, non è perché non siamo scemi. Non è nessuno ha detto scemi, è una questione di forma mentis. È quello, è perché Micelli, quando un'amministrazione scusa Micelli, poi andiamo in pubblicità. Quando un'amministrazione comunale ti dice, come ha detto l'amministrazione Stefano Uscente, la domenica per risparmiare non svuotiamo i cassonetti dell'AMIU, questo significa dire al turista non venire mai e poi mai, e al cittadino vivi nella mondezza. Questo è Taranto, che piaccia o no. Invertiamo la tendenza. Chiunque sia il sindaco, bianco, rosso, verde, 5 stelle, 10 stelle, 15 stelle, non mi interessa. Però questo discorso è vergognoso. Pubblicità. Bene, terza parte di Polifemo. Ecco, siccome gli animi si sono un po' infervorati, ed è giusto perché stiamo parlando, ma nell'estrema, come dire, nell'estrema educazione, nell'estremo rispetto, ora prima di riprendere il dialogo, Polifemo vuole aprire una finestra culturale, un momento, perché poi noi abbiamo anche dei giovani talenti che vanno valorizzati ed è giusto che rimangano sul territorio e non tentino fortuna altrove. Preparatevi qualche risposta, perché poi mi devo divertire sulla questione turistica, no? Come si fa il turismo con le polveri dell'Ilva? Punto interrogativo. Intanto godiamoci questo momento culturale. Ed ora Polifemo cambia location, sapete la puntata è stata registrata e ci occupiamo di aspetti culturali. Sapete che Polifemo si occupa di spettacolo, si occupa di musica, ma è anche giusto riservare alla trasmissione dei momenti di alta cultura, perché la presentazione di un libro che verrà ristampato, che vivrà una sua seconda edizione, l'autore è la qui presente al mio fianco, Anna Rita Fagioni, L'ombra di Liam Neeson. È una fatica letteraria nata 2 anni fa, che ora dicevo vivrà una sua seconda edizione e si occupa di fantascienza. Fantascienza di che tipo? Perché parlando prima di registrare parlava di una fantascienza, non ricordo bene il termine, ma in cui si presenta una situazione completamente distante dalla realtà. Ed è bello che un talento locale abbia pubblicato un libro e che questo libro sia giunto alla seconda edizione. Anzitutto voglio salutare chi ci sta seguendo e voglio ringraziare sia il dottor Abate sia lo staff per avermi ospitato quest'oggi. L'ombra di Liam Neeson vive una seconda vita come un DVD in Blu-ray. Infatti questo libro nasce nel 2015 e nella seconda edizione che avremo il prossimo 15 giugno vivremo non soltanto il mondo della fantascienza distopica, ovvero quella fantascienza che va a... Questo era il termine distopico. Distopica, esatto. Che è un tipo di fantascienza che va anche a dare dei messaggi positivi, enfatizzando uno scenario molto negativo. Nel caso di Liam Neeson, o dell'ombra di Liam Neeson appunto, il motore centrale sono i cambiamenti climatici che vengono affrontati nella seconda edizione, non solo in chiave fantastica, ma anche attraverso gli ospiti molto graditi, ovvero il meteorologo Federico Grazzini e il climatologo il signor Stefano Amendola.
Ecco, com'è nata questa passione nello scrivere, nell'occuparsi di fantascienza? La mia passione per la scrittura nasce praticamente dall'infanzia, ma solo 2 anni fa è nata come forma di romanzo. In realtà avevo già scritto una raccolta di poesie e una raccolta di racconti, però la fantascienza come genere mi ha dato la possibilità di spiazzare, di far prendere vita a personaggi che spero il lettore potrà apprezzare. Bene, allora non resta che intanto facciamo vedere il nostro libro, L'ombra di Liam Ney, di Anna Rita Faggioni, poi ecco la copertina che poi ora la messa in onda provvederà i nostri registi, i nostri tecnici a mettere a schermo pieno. E intanto, che dire, l'età non si chiede alle donne, però considerando che stiamo parlando di un'autrice tarantina, un talento locale, è bello vedere, no, che i nostri giovani si affermino nella loro terra. Quanti anni ha lei? 26 anni e mezzo. E, oltre a scrivere fin da piccola, ho avviato nel 2011 un portale online che si chiama ilpiaceredescrivere.it e recentemente abbiamo avviato una collaborazione internazionale con il blog tedesco Italian Report di Frederick Rommind. Perfetto. E allora, L'ombra di Liam Ney di Anna Rita Faggioni è il 15 giugno. Vivrà la seconda edizione, la ristampa. Non perdetevi questo libro, Polifemo per la cultura, Polifemo per i talenti locali, Polifemo perché i nostri talenti rimangano nel nostro territorio. Bene, dopo la presentazione di questo libro sulla fantascienza, io penso che la politica tarantina, altro che fantascienza, presenta molto ma molto di più. Riprendiamo il nostro, la nostra chiacchierata, il nostro dibattito e siamo con Federico Greco, candidato al Consiglio Comunale con la lista, appunto, Lessa Sindaco. E allora, lei è un piccolo imprenditore e un artigiano, sicuramente alieno da quei poteri forti. Certo. Che hanno ammorbato Taranto, quindi quando uno dice tutti abbiamo mangiato e bevuto con l'Ilva, giustamente dici io grazie a Dio non ho avuto questa contaminazione. Però ci si rende conto, dicevo, parlavo di turismo, che qui la questione ambientale è un freno, perché io non posso parlare di enogastronomia, non posso parlare di valorizzazione delle risorse naturali che abbiamo, delle risorse storico-artistiche che ci sono e che si è visto la fame, l'appeal turistico che Taranto ha, però poi alla fine, come dire, cammini con il freno a mano tirato, perché non so il turista, il mecenate di turno, il Marduk di turno che viene a Taranto, ammesso che venga, E poi si ritrova il polverino. Ma già diversa è la situazione di Martina Franca, dove comunque io, comunque non c'è quella situazione mortalmente impattante come a Taranto. Allora la piccola e media impresa potrebbe fare altro e potrebbe, scusatemi la mia follia, perché qualcuno può dire questo è pazzo, potrebbe fare a meno dell'Ilva, non domani mattina, ma creando tutti i presupposti perché si viva di altro, come vivono le altre città, perché Taranto ormai è diventata una fogna industriale, perché a Taranto ti devi ritrovare Tempa Rossa, ti trovi la Cementir, ti trovi l'Eni, ti trovi a Massafra il raddoppio della centrale termoelettrica, ci si trova di tutto di più, ci si trova di tutto di più, l'immondezzaio d'Italia. Le discariche, sì, ma nel nord Italia siete mai stati? Cioè le città sono sia sia contemporaneamente industriali, scusa, facciamo ma anche parlare, turistiche. Facciamo parlare Genova, cioè non è perché, che l'industria Genova comunque perché, il male assoluto no è la malagestia il male assoluto, no, questo è una cosa ben diversa. Intanto Genova l'aria caldo non ce l'ha più, comunque vabbè, l'industria va bene Micelli, facciamo parlare è l'industria gestita male, Micelli facciamo parlare greco, perché poi sembra che ma parla lei o parla greco, per cortesia, facciamo tutto. Allora guarda, ritornando a quello che stavi dicendo prima, sicuramente siamo in due pazzi a pensare che le piccole imprese possano crescere, possano assumere e possano tranquillamente assorbire comunque lavoratori. Ritornando al discorso dell'Ilva, il problema è del turismo. Il problema è che il turismo non si può sviluppare perché c'è il polverino dell'Ilva, non si può sviluppare perché comunque nella zona raffineria
si sviluppano comunque odori che sono nauseabondi, non si possono sviluppare dalla parte di Massasa andando verso Ginosa perché comunque ci sono le discariche, il turismo non può prendere piede perché ci sono tutte queste è un freno a mano tirato perché nelle altre città non ci sono discariche. No, ma non da casa nella Munnez. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è essenzialmente un altro. Il punto è che e qui c'è la responsabilità politica. Il punto è essenzialmente che non in tutti questi anni chi è stato al governo locale non ha pensato di implementare comunque determinate iniziative affinché comunque tutto l'inquinamento potesse comunque essere tenuto sotto controllo. Quindi dovevi cambiare candidato sindaco? Il punto è questo. Da quanti anni questo discorso? Era per capire in quanti anni è spalmato. In quanti anni è colpa tu? Soltanto di Stefano del PD o vogliamo andare indietro? Aggiungi tu i nomi perché io sto facendo un discorso. Possiamo fare i nomi delle giunte degli ultimi 50 anni degli ultimi governi. Io sto facendo un discorso. Per favore, Stellato, per favore, ora devo riprendere il mio ruolo. Voi avete parlato e avete parlato in misura maggiore perché avete giustamente fatto valere le vostre idee, però fate parlare anche gli altri, no? Non intendevo andare contro il PD assolutamente, anche perché se andare contro il PD sicuramente c'è tanto da dire. Possiamo parlare anche dell'ordinanza del 2001. Battista, non dobbiamo fare i furbetti, lo facciamo parlare. Scusate, lo facciamo parlare per favore. Il punto è che bisogna mettersi una volta per tutte in testa. Taranto non è solamente Ilva, Taranto ha dei problemi ambientali che bisogna risolvere. Ma Taranto ha anche una forza formata dalle piccole imprese che fino a questo momento sono state sicuramente danneggiate da una politica che non ha permesso assolutamente uno sviluppo in positivo. Non è stato assolutamente permesso, come tuttora non è permesso l'abbassamento delle tasse, come tuttora non sono permesse determinate cose. Taranto non è solamente Ilva. Scusatemi. Okay. Ivan De Roma, la posizione di ATC sulla questione ambientale. Allora, sull'ambiente siamo stati abbastanza chiari, lotteremo affinché venga chiusa l'aria a caldo. E questo. Ecco, e tornando un po' al... Posso sapere come si chiude l'aria a caldo? Ovviamente non sono del campo. Io ho capito. Ragazzi. Ecco, però De Roma, a questo punto noi abbiamo visto che Taranto ha enormi risorse turistiche. Per cortesia non interveniamo dalla platea. Ecco. E dicevo, Taranto ha enormi potenzialità turistiche, ha una risorse del mare. Per cortesia... Dalla platea per cortesia, non, perché sennò poi si sovrappongono le voci e viene fuori una gran confusione. Dicevo, Taranto ha delle enormi potenzialità turistiche, ha delle risorse, lo dicevo prima, naturali, però alla fine c'è poco da dire. Le altre città, di qualunque colore politico esso siano, dal centro-destra al centro-sinistra, alla Lega Nord, sanno valorizzare un mattone che c'è a terra. Noi il mattone lo schifiamo. Lo calpestiamo. Pensate ai resti delle mura annibaliche, quelli in via d'Aquino, quasi angolo con via Regina Margherita. Non c'è, da poco è stato messo un cartello per dire cosa sono quei resti archeologici, ma di cosa stiamo parlando? Veramente la città è morta. Siamo al 107° posto come città vivibile. E quindi io ricordo che con Giancarlo Cito eravamo al 85. No, al quarto. Cioè, terzo posto. Battista, per favore. Non è ordinato. Battista, terzo posto. E vabbè, ma non vuol dire che uno non si può documentare. Vabbè. Scusami.
Il sondaggio venne fatto da Data Media. Ho capito, ragazzi, ma io cito, gli manca solo che lo candidata al condominio di casa mia, l'avete candidato da tutte le parti, siete candidati alle europee, alle... cioè ragazzi, dai, forza, per vabbè, però è una scelta loro, se poi va male vi fa un favore o no? Sì, però dobbiamo andare su te, alla fine. Ma se non mi sbaglio, è arrivato anche al ballottaggio. Sui tempi dobbiamo andare. Contro Stefano è andato al ballottaggio. Per esempio, quando parliamo di turismo, vabbè, Battista, per favore, conosce, quanti conoscono? Battista, Battista, comunale, Battista, Battista. Competenza Battista, comunale, Battista, Salentino. Battista, per favore, Ionico, Ivan De Roma e Claudio Leone devono parlare. Voi avete parlato, avete e non è che possiamo zittire chi non la pensa in maniera simile alla vostra. E allora, dicevamo quindi questo discorso, esatto. Per favore, esatto, facciamo scegliere all'elettore, diciamo, diamo questa, almeno questa possibilità. Vabbè, non si può dare a Mario Cinto dello scemo, però. Nessuno ha dato dello scemo. Io no, lui evidentemente va bene così. No, lui l'ha ritenuto evidentemente, lui penso, non so Battista, è una persona intelligente, non all'altezza politica. È arrivato al ballottaggio 5 anni fa. Il suo pensiero, il mio. Per favore, per favore. Per favore. Vabbè, De Roma diciamo che è una new entry, quindi giustamente è giovane, quindi vive un momento di impatto, non rispetto a persone che magari hanno avuto più. E allora, Claudio Leone, quest'Ilva tanto cara a Renzi. Oh, innanzitutto noi ci siamo conosciuti proprio parlando di cultura. Esatto. In un'esperienza che... a causa dell'amministrazione comunale dell'allora assessore alla cultura Vincenza Vozza non siamo riusciti a portarci a casa. Io non sono del tutto d'accordo col tuo discorso e vedo tanti e non sono neanche d'accordo quando dite che la città è morta, perché sotto la cenere di una città che brucia, ma c'è ancora il fuoco sotto la cenere e ci sono dei segnali importanti. Ci sono dei segnali importanti. Cioè, scusami, no, Claudio, non ho parlato di vito non di c'è l'encefalogramma non è piatto, però il Kuma è. Diciamo che ti posso dare se fosse morta la città qui nessuno magari starebbe con le speranze e con i progetti per il futuro. Invece credo che nei nostri programmi elettorali parliamo tutti di futuro. Allora io dove vedo i segnali di speranza? Il brand spartano. Il brand spartano è un brand che sta regalando tante soddisfazioni alla città. Come diceva prima Salvatore, il concertone del primo maggio che ha fatto arrivare tante persone. Sono piccoli segnali, anche l'arrivo delle navi da crociera. L'arrivo delle navi da crociera è una cosa importante. Scusami, Facciamo finire Battista, per favore, se no non parla più. Per quanto riguarda, per esempio, l'arrivo delle navi da crociera, è importante perché? Perché quelle persone si hanno visto una città bella, cosa che onestamente dubito. Però ciò che di bello hanno visto, tipo le 600 persone che sono andate gratis, no, non si paga un cimitotto. Al Castello Aragonese, quelle persone porteranno dietro un ricordo bellissimo. Però spacciare queste 42 ore, 6 ore di discesa per 7 scali croceristici, sono 42 ore spalmate fino a ottobre. Ma poi davano pure il bigliettino voto. Allora, sono una cosa, ma quelli non c'hanno la residenza. Non voto no. Di scambio, non no, però era promozione. Però questi sono segnali importanti di una terra che non è morta, ma che ha tutto per riprendersi. Io posso fare un esempio personale. In questi anni in cui di lavoro su cultura e turismo abbiamo cercato di mettere insieme persone, testi, imprenditori pensanti, gente che avesse voglia di investire, e Taranto non è facile farlo. Abbiamo incontrato l'esperienza che è quella della rete di imprese Rete Italia Turismo Ionico, che comprende tutto l'arco ionico, Calabria, Basilicata e Puglia. Sono oltre 60 imprese, oltre 50 milioni di euro di fatturato, oltre 2500 dipendenti che stanno impazzendo per venire ad investire in Città Vecchia. Grazie anche al loro supporto noi potremo intercettare in maniera economicamente vantaggiosa il flusso di Matera 2019, cosa che i materani non so quanto vogliano, però noi lo dobbiamo fare. Questi sono segnali peccato di speranza. Peccato che se però fosse stata tanto... C'è tardi, anche 2019 quello sarebbe stato meglio. Allora, se voi avete perché letto quando c'è gente il dossier... incapace che non sa manco scrivere un progetto per diventare dammene atto su questo, perché anche tu su questo mi ricordo che hai attaccato allora, in precedenza se vuoi ti su questa cosa, no, ma in maniera del allora tutto la differenza tra la candidatura a capitale europea della cultura e capitale italiana. Capitale europea
progetto portato avanti su delega del sindaco da Gianni Liviano, sempre lui, intorno ai 20.000 euro credo spesi per redigerlo, un progetto che non parlava di sviluppo del territorio, al contrario il nostro redatto gratis da un comitato di imprenditori, associazioni, professionisti, senza delega, senza lettera di incarico, fatto vedere al sindaco, ti piace, presentalo, vincente su 24 progetti tra i 10 finalisti, poi non ci è stato concesso di scriverne la seconda fase. Noi prevedevamo un progetto autosostenibile che prevedesse un hub di acceleratore di imprese connesso con un incubatore nell'interporto di Napoli da fare all'interno di Palazzo degli Sporti, con un calendario di eventi di un anno in Città Vecchia per valorizzarlo. E io non dico che con questo progetto sarebbero fammi finire. Non dico che con questo progetto. Allora, per favore, ora devo alzare io la voce. Devo alzare io la voce e devo fare io il moderatore, visto che finora per cortesia per ottenere la capitale della cultura. Per cortesia, Micelli, questo non è uno spazio autogestito, Micelli, per cortesia. Questa è realtà. Sì, ma non devi interrompere perché gli altri devono parlare, gli spazi tuoi li hai avuti. Scusa. È quella che dobbiamo andare a lesinare dei rappresentanti delle altre terre. Io ti ho già detto, non prendiamo ordini da Bari, non prendiamo ordini da Roma, io non vado da nessuno. Taranto ha più forza di Matera, ha più forza, perché devo andare a Matera? Comunque scusatemi, soprassedendo, Taranto ha tutte le possibilità. E noi se riusciamo ad intercettare quelli che sono i flussi importanti che arrivano in tutto il meridione, Gallipoli, Salento, cioè ci gira intorno il turismo, solo a Taranto non arriva. E no, allora noi siamo una città morta, secondo me siamo una città che può prendere il volo, sì, può decollare. Non è morta, ci sono tutte le possibilità però. Prego. Senza attaccare sul tema del turismo, perché giustamente quando poi vedi le altre realtà che in questi anni sono nate, no? Intorno a noi il Salento comunque che non si piange addosso ma si è dato da fare. Certo. Cioè, ma voi lo sapete che nei cassetti comunali da anni ci sono progetti bocciati oppure non approvati per trasformare mai per esempio la zona di San Vito, che stia ancora a palude quando tu vai a Maraddà, stia ancora a marecchiare mio padre, cioè forse gli anni 40 andava là, cioè non siamo, ma di che cosa parliamo? Cioè quando si programma una città innanzitutto bisogna fare la critica giusta che serve, per favore, che Micelli, serve Micelli, sugli errori Micelli, passati. Micelli, per cortesia, Micelli, non devo sentirmi dire però sempre lui parla, perché gli spazi ci sono per tutti. La prossima volta metto il timer e così 4 o 3 minuti parlano quello che hai detto. E se no se no ti arrestiamo. È sempre la colpa degli altri. Prego, per favore. No, niente, ho concluso. Micelli, per cortesia, lei fa il furbetto. Cercavo solo di tenere un filo logico. E anche io di poterlo reggere. La Taranto ha tutte le potenzialità per non morire di fame. Questo chiudo così. Ora, dopo che stiamo parlando di vita e di morte, e il clima si è esacerbato, un altro momento, un momento più simpatico, prima del rush finale, nel quale vi prego di essere molto sintetici, perché altrimenti il mio montatore, il mio videomaker, colui il quale monta le immagini, poi si trova, no, dovrà tagliare e verrà violentato il pensiero. Invece io vorrei che nulla venisse toccato e rimanesse integrato. Però ci dobbiamo mantenere nelle due ore degli spazi dal sottoscritto, acquistati, autoprodotti e autogestiti, con nessun editore al di sopra che può dire, domani lo dico all'editore, non lo può dire più, forse gli rimarrà solo da dirlo in Parlamento per altri 7-8 mesi e poi vita privata, ci sono i nipotini eventualmente se verranno da portare a passeggio, che è una bella cosa.
Bene, ultima parte di Polifemo, siamo nella splendida e meravigliosa ed elegantissima location dell'Empire, vedete, pareti quasi vellutate, il viola, nonostante non sia il mio colore calcistico, sapete quali sono, bianconeri, campioni d'Europa tra una quindicina di giorni, e dicevo però è molto molto elegante. Ora abbiamo voluto sdrammatizzare un po'. E allora ricominciamo il giro, 3 minuti a testa, Massimiliano Stellato, vivibilità urbana, una città davvero in cui la legalità per le nostre strade non esiste, regna l'abusivismo, si sono fatti lavori pubblici ma così a macchia di leopardo senza una programmazione. Consideriamo questi due aspetti. Sì, intanto credo che i cittadini facciano fatica a ritrovare, insomma, sintesi tra queste urla, ragazzi. Credo anche che bisogna necessariamente parlare di contenuti. Nel nostro programma c'è con chiarezza attenzione alla lotta all'abusivismo commerciale. Abbiamo detto con forza che necessitano più vigili per strada. Abbiamo detto con chiarezza che dobbiamo smetterla di pensare alla seppur importante raccolta della spazzatura e dei rifiuti solidi urbani, ma dalla spazzatura e dai rifiuti bisogna cominciare a fare economia. Guardate, ci sono delle realtà in Italia in cui la tassa dei rifiuti è ormai azzerata. Ci sono delle realtà in cui dai rifiuti si fa business, si riescono a dare posti di lavoro e addirittura le ecoballe vengono persino esportate. Tutto questo a Taranto è possibile. Abbiamo un porto che è vetrina sul Mediterraneo e devo dire che il nostro candidato sindaco Rinaldo Menucci, rispetto agli altri addetti ai lavori, gli altri candidati e anche a noi politici, devo dire, prima di raccontare le cose e poi provare a farle, le ha fatte. È l'unico che può intestarsi la medaglia di aver fatto arrivare a Taranto le navi da crociera. Ok. E concludo soltanto dicendo che i cittadini, man mano che si avvicinano le elezioni di domenica 11 giugno, penseranno al voto utile, non sfilacceranno il loro voto tra partiti inutili, tra partiti che hanno già dimostrato di amministrare negli anni e nei decenni passati e male, okay, e si fermeranno a scegliere i partiti con interlocuzioni sovralocali anziché le liste civiche e l'antipolitica, okay, perché la cattiva politica non si combatte, okay, con l'antipolitica ma con la buona politica. Ci fermiamo, scegliete qui, bene, ci scegliamo il meglio. Benissimo. E allora Battista, parliamo di Porto. No, l'ha visto molto acceso. Certo, io sono vedo nei 3 minuti delle affermazioni che fa Stellato. Ben vengano le navi da crociera, però vorrei ricordare che il signor Melucci è lo stesso che nei giorni precedenti, i giorni successivi all'arrivo qui da navi da crociera, fa arrivare navi con olio di palma, minerale, loppa, fusti di olio. Quindi bisogna guardare a 360 gradi, bisogna dire, siccome hai detto dobbiamo mettere la medaglia, le navi da crociera a Taranto continuano ad arrivare navi che portano non benessere alla cittadinanza. Poi per quanto riguarda il porto, devi sapere che attualmente di gestione comunale scegliamo bene, ragazzi. No, devono uscire da te, che hai detto che parliamo da 10 anni. Chi governa Battista, questa città da 10 anni? Governa il PD. Io passo. Vorrei dire sempre all'amico Stellato che IMA1 è solo in mano all'autorità portuale, le altre sporgenti sono in mano all'Elva, all'Eni, alla Cementir. Quindi, se turismo devono essere riviste le concessioni delle banchine. Bisogna rivedere per quanti anni sono state date
date queste concessioni. Adesso, detto questo, infatti non lo fa il Comune di Taranto, la Regione Puglia ci ha fatto un altro regalo, perché con la nuova riforma delle autorità portuali, che la scelta avviene dal governo centrale con la nomina di Prite e il comitato di gestione, dove vengono nominati tre soggetti, una di nomina comunale, una di nomina regionale e una di nomina portuale. Il Comune di Taranto ha nominato un avvocato che è nato a Taranto ma svolge le sue attività a Genova, mentre per quanto riguarda la nomina regionale abbiamo avuto l'altro ennesimo regalo da parte del governatore Emiliano, che è stato nominato, per quanto riguarda la regione Puglia, è stato nominato il figlio dell'ex presidente dell'autorità portuale, degli aeroporti di Puglia, amministratore delegato di Paolo, il figlio, che tra l'altro è stato candidato alle ultime elezioni comunali di Bari. Se questo significa, caro amico mio, che a noi ancora purtroppo chi gestisce questo territorio è a Roma ed è Bari. Io mi auguro che il miliardo e due sbloccato dalle famose isole New Jersey, che stanno facendo un lungo viaggio, passeranno per la Svizzera, poi si fermeranno a Milano, poi avranno una breve sosta a Roma, poi Napoli, poi Bari. Non so, qua stanno arrivando tantissimi soldi, okay, ma io non vedo i risultati, okay, concretamente. Micelli. Concretamente chiudo, per quanto riguarda la questione turismo. Quanti di noi sanno che l'amministrazione comunale gestisce anche il litorale ionico che va l'isola amministrativa, tra le isole amministrative che arrivano all'ultima spiaggetta di Marina di Lizzano? Sapete che è quella di competenza comunale, okay, di Taranto. Oh, Taranto è la stazione appaltante in questo momento più grande di Europa, Stellato, perché ci sono quasi 2 miliardi, sì, la vivibilità. E poi dobbiamo parlare, e poi dobbiamo parlare, scusate Stellato, per cortesia. E allora dicevo, Micelli, mi fa piacere che Battista ha citato l'isola amministrativa, sì, la domanda mia però è sulla vivibilità. Ho capito, ma ha risposto chi, vabbè, quindi, ma non è che io ti parlo che cosa hai mangiato, vabbè, a pranzo, detto, e tu mi rispondi cosa hai mangiato a cena. Mi fa piacere che ha citato l'isola amministrativa del Comune di Taranto, perché visto che poi si attaccano i componenti della coalizione della Baldassarri, in merito a quello che ha anche detto lui precedentemente, l'attuale assessore alle attività produttive, quando nella passata legislatura 2000-2005 era consigliere delegato della giunta di Bello, fu quello che fece il progetto, realizzò e seguì quello che adesso, diciamo, sono quei lidi che sono presenti lì. Detto questo, quando si parla di vivibilità a Taranto, Massimiliano Stellato citava prima i dati di Taranto in materia di rifiuti e raccolta differenziata. Cioè, a me mi viene da ridere, anche perché no, hai citato comunque non dati specifici, ma dati di fatto, cioè quella che è la situazione di Taranto, che è più, esatto, quello che bisognerebbe fare. Il sottoscritto nel 2008 vinse come cooperativa l'unico concorso di idee fatto dall'AMIU di Taranto per il servizio di raccolta differenziata, che faceva guadagnare all'AMIU senza mettere soldi, è durato un mese e mezzo. Poi, per manifesta incapacità di chi ci ha governato, succede che poi negli anni successivi, senza manca saperlo, ovviamente c'è Castat, dice che bisogna fare la raccolta differenziata, che non sapeva manca c'è cose, ovviamente. Perché quello che accade a Taranto è tutto il contrario di quello che deve avvenire in maniera molto pratica, con tutto rispetto per quei lavoratori che vengono sfruttati, che mettono le mani dentro l'immondizia Contrada Pasquinelli. Non è quella raccolta differenziata. La raccolta differenziata è altro, è un servizio che va gestito e che può produrre ricchezza, come giustamente lui ha detto. Peccato che è stata già fatta nel 2008, okay, però non è andata avanti. Detto questo, la condizione pietosa di Taranto e dell'abusivismo di Taranto, ma le colpe ci sono. Quando un comandante dei vigili a Taranto fa il comandante dei vigili, il consigliere d'amministrazione o dirigente, il responsabile della protezione civile, fa tutto lui in pratica. Vorrei capire quando fa il comandante dei vigili poi, perché poi già fare il comandante dei vigili già di per sé ti porta ad avere un impegno enorme. Quando poi fai
comandante dei vigili, dirigente, quello, quell'altro, e su Facebook pubblichi pure i Santini delle elezioni regionali di qualcheduno. Diciamo che non so quando trovi il tempo per fare il comandante dei vigili, vabbè, urbani. Okay. E quindi accade che tutti in città fanno quello che vogliono. Vabbè, basterebbe che il comandante dei vigili facesse il comandante dei vigili. Però non è solo quella questione dei comandanti dei vigili, no, dice c'è il discorso dell'abusivismo. Ci sono le forze del mondo. Ma l'abusivismo non sono io, lui o lui che lo deve combattere, permettetemi. Si chiudono gli occhi, si vede. Ma la polizia municipale non è che posso scendere io in strada e dire a Quinazzi che vatti. Ma sono polemica politica. Ma che polemica politica? Ma sono dati di fatto. Ma c'è bisogno di mettere un comandante dei vigili a fare tutto? Io questo voglio sapere. Per cortesia, non voglio sapere altro. Basta così. Se io vengo assunto a fare il barman, basta così. Non esco fuori a fare il gommista pure. Basta così. Allora, Federico, che c'è difficile fare caffè? Federico Greco, parliamo delle emergenze sociali, perché qui a Taranto è davvero penoso e pietoso, a Taranto come in altre città d'Italia, ma a Taranto soprattutto, vedere gente di medio ceto, non di semplici poveracci, che ti va a rovistare perché non si arriva alla terza settimana del mese. Certo. Doveva essere comunque questa. Ecco perché la gente è schifata rispetto alla doveva politica. Doveva essere questa la forza di una politica del territorio. Cioè, una buona politica del territorio comunque deve pensare ai propri cittadini, deve comunque pensare di attuare delle politiche sociali. Non gli assessori ai servizi sociali cosa hanno fatto a Taranto finora? Il bancomat. Il bancomat. Però voi avete. La state criticando, ma avete Via Fiora nelle vostre liste. No, attenzione, scusami. Attenzione, perché poi la Via Fiora è stata mandata via proprio sui piani sociali di zona, che invece Lotgo, Bancomat negli ultimi anni hanno dopo utilizzato. No, perché poi attenzione, perché poi è facile sparare i nomi. Tutti gli assessorati. Scusami, no, è facile sparare i nomi, aspettate capocchiam, diceva il professore mio. Ma poi concretamente bisogna trovare quelli che sono quelli che sono stati i motivi della rimozione dell'assessore Viafora. Tu spieghi quale ho motivo? Mettere scasciamacchi, qui trovo motivo. Vabbè. E basta. Vabbè. No, tu spieghi quale. Federico Greco, per cortesia in platea, sì, grazie. Grazie. Allora, il problema è stato proprio quello, perché non si è pensato di attuare delle politiche in aiuto dei cittadini, ma si è pensato solamente a risolvere e a dare il contentino una tanto. E in effetti, come dicevi tu, sì, però non c'è proprio una politica, no? Ma non c'è. Non c'è un'organizzazione, cioè non intervenire... C'è l'intervento tampone, c'è il contributo per il canone di locazione, ma non c'è una politica, ripeto, non ci sono politiche sociali. Veramente l'assessore Cosa in un'altra trasmissione disse che il comune di Taranto paga il fitto a 400 famiglie, sistematicamente, mensilmente. Ora io voglio capire se il comune di Taranto non deve attuare delle politiche per fare in modo che quelle famiglie si possano pagare da sole il fitto di casa, o eventualmente tenerli a stipendio, praticamente. Quindi il sociale. E poi è chiaro che in questi momenti di degrado sociale e morale, purtroppo, di miseria, alla fine purtroppo i voti si vendono anche. Certo. E questa è una cosa disdicevole, ma purtroppo è la miseria, la disperazione che determina, che porta ad essere comprato al ricatto, ricatto. Io infatti dico sempre con chi incontro, a chi incontro. Perché scusami, invece quando l'avvocato Micelli, Micelli, io ora no, Micelli, io mi vedrò posto, io mi vedrò posto, mi vedrò costretto a tagliare le sue parti. Questo è l'atteggiamento del più forte che arruina. Non è così, non si fa così. Bisogna parlare. Greco ha parlato meno degli altri. Lo fate parlare, grazie. Professionisti che vendono Micelli, io sarò costretto. Greco, per favore. Allora, continuiamo. Dicevamo. Purtroppo i cittadini tarantini sono molto, molto ricattabili da questo punto di vista, perché giustamente non ce la fanno e in qualche maniera devono sbarcare il lunario. Ritornando al discorso della sicurezza e abusivismo, io personalmente porto avanti oramai da un anno e mezzo il contrasto all'abusivismo, però quando dall'altra parte c'è comunque un sindaco che ti dice gli abusivi cosa devono fare? Devono andare a rubare?
Allora, non si permette di andare a rubare, ma bensì si permette di andare a rubare a quelle aziende che comunque cercano di stare sul mercato. Cioè, io vendo le scarpe, perfetto, normali, infatti, la mia risposta però da noi venite a prendere il pagamento delle tasse. Per non parlare dei parcheggiatori abusivi, oggi ci sono delle zone, lo ripeto, signori delle forze dell'ordine, perché voi lo sapete ma dovete intervenire. Ogni santo pomeriggio, dalla scuola 25 luglio, da via Pitagora, fino al ponte, compresa per Piazza della Vittoria, non si vedono ausiliari del traffico, si vedono solo parcheggiatori abusivi. Infatti. E basta. Come mai? Perché forse hanno vinto qualche appalto. E allora direbbe Ivan De Roma il metodo CITO. Esatto, vivibilità, controllo del territorio, sicurezza. Poi per quanto riguarda, si è parlato di Mario Cito, candidato sindaco, dobbiamo parlare anche di Nevoli. Chi è Nevoli? Il figlio dell'assessore della Di Bello. Da Di Bello di me, non di che figlio? È il figlio dell'assessore della Di Bello che ha portato il dissesto a Taranto. Non devo difendere Nevoli. Che Francesco Nevoli sia il figlio di Mimmo Nevoli è un fatto, uno è padre, l'altro è figlio, però Mimmo Nevoli non ha condanne a suo carico, quindi definirlo padre del dissesto non è. Non è corretto. La prescrizione è altra cosa. Non ha carichi pendenti. Se mi lasci 5 secondi, Francesco Nevoli, innanzitutto le colpe dei padri non ricadono sui figli. Potremmo parlare anche dei genitori. Poi, se parliamo di condanne, dovremmo aprire un altro capitolo qui. Quindi mi dovessi dare un'altra trasmissione. Sì, poi no? mi paga lei lo spazio televisivo. Allora, scusami, e io facciamo pure 3 ore. Esterna, chi è stato condannato? Non esiste. Associazione esterna di Stato Mafioso. Se domani me la trovi. Detto questo. Per cortesia. Beh, non è così, Vabbè. Non esiste. È una persona stimata che è sempre combattuta associazioni sul territorio. Per cortesia. E non si fa certamente bacchettare dal papà da oltre 20 anni. No, vabbè, ma poi di solito il padre è di cultura socialista, il figlio non è di quell'estrazione. Cioè, ma comunque ognuno non c'entra questo, non voglio. E non va a scaldare il banco oltre 20 anni al conto. Io dico soltanto valgono le persone. Io valgono le persone, non pensiamo al padre, al figlio, allo Spirito Santo. Al comune di Taranto. Vabbè, allora completiamo. Sono stati altri consiglieri che hanno votato. Devo crescere. Claudio Leone. Sì, a me questo atteggiamento di parlare delle persone, onestamente, lo trovo controproducente per tutti, ve lo dico onestamente. La città ha un grande problema di legalità, si respira proprio l'aria dell'illegalità, l'aria del mancato controllo. Scusa, no, come dico io? Claudio Leone. Battista. Basta vedere adesso i manifesti abusivi, proprio il suo partito, basta andare in giro, parlano di abusivismo, di legalità, basta vedere tutti i manifesti di attissi sparsi in tutta la città di Taranto. Per cortesia, Leone. Sì, respiro un grande clima di illegalità. La prossima volta compro il timer perché non è possibile. In cui ognuno fa ciò che vuole. Posso fare un esempio, ma contro di me, contro l'amministrazione, contro. Perché non c'è la caserma di carabinieri in Città Vecchia? Abbiamo parlato di turismo, perché non c'è? Dopo che sono stati spesi oltre 100.000 euro per gli adeguamenti di Palazzo Fornari, regolare delibera di giunta, regolare delibera di consiglio comunale, regolare dei termini dei dirigenti, ancora questa caserma di carabinieri in Città Vecchia dopo oltre un anno non c'è. Altro, come facciamo banca, noi se vogliamo vivere la bene? La targa l'ho vista io sul patrimonio che è candidato con te, essendo di competenza sua. Ho detto, lo faccio io, parlo della città, non parlo delle persone. Poi potrei parlare anche di chi nelle caserme magari ci è stato. Vabbè, comunque lasciamo perdere. A prescindere da questo, voglio fare un altro esempio. Come si fa ad essere zona Bar Martini, via Alto Adige, di fianco alla scuola? La struttura abbandonata del campo Magnaricia. Ovvio, non è una zona, diciamo,
è una zona in cui abitano tanta gente bene, tanti professionisti, tanti commercianti, ci sono i negozi, ci sono delle palazzine appena costruite. Come faccio io a dire che vivo anche in una condizione economica buona? Come faccio io a dire che in un contesto del genere di sporcizia e di abbandono io vivo bene? Allora iniziamo a vedere chi in questa città ha lavorato per le proprie tasche, per i propri interessi. Ricominciamo da una riconversione culturale e di comportarci in modo diverso, ascoltarci. Siamo tutti liberi di parlarci. Per esempio, no, non sono d'accordo di come è stato trattato il mio giovane collega, perché bisogna solo fare i complimenti. Io sono quanto di più lontano da Cito, ma bisogna solo fare i complimenti a chi è giovane e si mette in gioco. Così come ho fatto i complimenti al Movimento 5 Stelle per essersi rinnovati, ve li faccio rispetto alle scorse elezioni comunali, così come faccio i complimenti a Salvatore per aver messo insieme su una forza politica nuova. Il PD, ho tanti amici, non vi faccio complimenti, ma vi dico che vi voglio bene a tanti di voi, però parliamo della città, per favore, non parliamo sempre solo delle persone. Altrimenti poi ti posso dire però magari stasera ci andiamo a prendere una cosa da bere, perché poi in maniera molto pacata volevo dire, speriamo, perdonami, scusami, quando tu dici mettiamo da parte le persone mi devi spiegare una cosa. Allora, quando si parla degli errori commessi, che tutti li hanno commessi ovviamente in questa città, perché nessuno è perfetto, non è questo il punto, perché poi no, Taranto è un gioco facile, perdonami, quando si parla di idee, di cose non fatte, è normale che si citano le persone, perché se tu hai sbagliato nel fare qualcosa e in quegli anni ricoprivi quel ruolo o tuttora lo ricopri, non è che la colpa è a me. E comunque c'è un nome e un cognome, perché bisogna smetterla di non individuare i responsabili. Sì, okay, c'è una cosa ben diversa. I responsabili vengono individuati dalla magistratura per quanto riguarda le questioni. Così. Dalla politica, ognuno per propria parte, ma la politica non è una sentenza, tu la puoi pensare in una maniera, io la posso pensare in un'altra. Se uno commette degli illeciti, una sentenza è definitiva quando è definitiva e non la commento neanche. Politicamente, poi ci sono errori politici, errori amministrativi, se finiscono dopo il giudiziario, siccome il clima è molto avvelenato, cambiamo, invertiamo. Noi ci stiamo scannando. E poi l'aeroporto di Grottaglie, cavolo che ce lo dà. Anche la storia dell'autorità portuale si scanna al proprio interno e noi ci scorderemo l'aeroporto di Grottaglie. Non siamo nella classe politica che ha governato adesso. Esatto. Bene, allora ringraziamo gli amici, una puntata un po' accesa. Ma mi sarà servito per buttare giù qualche chilo. Ringraziamo Micelli, il mio dietologo di fiducia. Sì, però mi devi pagare, Luigi. E allora ringraziamo Massimiliano Stellato, buonasera, candidato del PD, a sostegno di Rinaldo Menucci. Ringraziamo Massimo Battista, buonasera, candidato del Movimento 5 Stelle, a sostegno di Francesco Nevoli. Ringraziamo il coordinatore, rappresentante del Movimento Progetto in Comune, a sostegno di Stefania Baldassarri. Buonasera. A sostegno di Giuseppe Lessa, per la lista Lessa Sindaco Federico Greco. Ivan De Roma, candidato al Consiglio Comunale con AT6 Lega d'Azione Meridionale, buonasera, candidato sindaco Mario Cito, e Claudio Leone a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti con la lista Laboratorio Democratico. E allora appuntamento a venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la Puglia e in parte della Basilicata, ma anche sulla piattaforma Sky, canale 879. È tutto, alla prossima. Polifemo, informazione libera della città. Buonasera.